Abbrevia Indago Ergo Solvo. Acciaierie, la BVS SRL investe per restare a Borgo. La BVS SRL, società controllata dalle Acciaierie Vente, a Borgo ha proprio intenzione di restarci a lungo. Nei primi 5 mesi di attività sono state prodotte 84.000 tonnellate di acciaio speciale destinato alla meccanica, con la società che ha messo sul piatto 12 milioni di euro di investimenti. Si è parlato anche di questo in occasione del recente incontro allo stabilimento con il vicepresidente della giunta provinciale Alessandro Livi. Oggi abbiamo voluto essere qui a Borgo per rivedere in funzione questo sito produttivo, che certamente deve recuperare credibilità sociale e deve dimostrare di essere altamente prestazionale dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Ma non ci siamo mai dimenticati di pensare che qua dentro c'è lavoro, c'è occupazione, c'è un pezzo importante di una filiera industriale e produttiva che può dare risposte di sviluppo alla Valsugana, al territorio e al Trentino. Oggi sembra che le acciaierie, dopo anni di speculazioni finanziarie e ahimè del tramonto di una idea passata di industria, stia tornando ad investire. Oggi a Borgo sono 96 i lavoratori occupati, ma in valle non mancano le voci ed i comitati contrari alla presenza di questa attività produttiva. Tanti sospetti a cui risponde così l'amministratore delegato di BVS, Francesco Maria Semino. Ma guarda, rispondere devono essere i fatti. I fatti, i dati certi e scientifici, altre risposte sono chiacchiere. Sono chiacchiere sia se diciamo si alzano dei polveroni senza fondamenti fattuali, sia fare promesse o proclami senza avere la controprova dei fatti. Infatti noi lavoriamo seriamente per dare una risposta e nel tempo pensiamo che verrà compreso che il nostro lavoro ha dato. E se noi facessimo acciaio non di qualità potremmo usare rottame non pulito, non bello, mentre facendo acciaio di qualità noi dobbiamo usare rottame di qualità, altrimenti i nostri clienti ci rimanderebbero indietro i prodotti. Non c'è convenienza economica per noi usare rottame scarso, risparmiare qualche 10 euro a tonnellata per poi avere cosa? Avere i clienti che ti rifiutano il prodotto che gli hai mandato perché non ha le caratteristiche metallurgiche che si aspettavano.